Numeri che, confrontati con quelli dei giorni scorsi, hanno destato evidenti preoccupazioni. I 90 casi di positività versiliesi, con un picco di 59 nella sola Viareggio presenti nel bollettino regionale, hanno fatto subito immaginare la presenza di focolai all'interno del territorio comunale. Nei giorni scorsi, infatti, i numeri sono stati molto più bassi, considerando che nel report della regione di mercoledì la Versilia contava 13 nuovi casi, di cui 10 a Viareggio. Lecito dunque chiedersi a cosa fosse dovuta una tale differenza, e l'ASL ha confermato che i dati inseriti nei report giornalieri sono riferiti a quelli forniti dal laboratorio di analisi e che le positività non necessariamente si riferiscono alle 24 ore precedenti, ma in alcuni casi, come quello di oggi, si possono riferire agli esami complessivi di 2 o 3 giorni. I dati comunali più attendibili, quindi, vengono considerati nell'arco dei 14 giorni. In questo lasso di tempo, ad esempio, il comune di Viareggio presenta un tasso di positività pari al 4,549 ogni 1000 abitanti, con 282 nuovi contagiati.